Eccoci qua. Allora, piccola introduzione, io sono Daphne Perticarini e siamo qui a chiacchierare in previsione della presentazione di venerdì, quindi dopodomani, presso l'UTEAP qua di Ascoli Piceno. E siamo alla libreria Prosperi, dove Daniele ci ha ospitato nel suo spazio bellissimo. E qui abbiamo, presentati tu. Mi presento anch'io, Giorgio Tabani, scrivo su Itaca Editoriale, un magazine di approfondimento qui della nostra zona, del Piceno. E possiamo partire, ci facciamo una chiacchierata, sì, infatti, sì. Perché sennò dopo ci... Sì, partiamo ci proprio dal libro che presenterai brevemente, se raccontaci un po'... Un po' di cosa parla, sì. Allora, è l'editore l'ha chiamato un romanzo vero perché quello che scrivo succede scritto in presa diretta, cioè mentre poco dopo che succede ne prendo nota, ed è la storia, un libro sull'amore, perché i libri miei sono tutti per la crescita piano piano mia, e questo in particolare si concentra sull'amore e racconta la storia d'amore tra me e il mio ex compagno, e prevede dei luoghi un po' particolari, perché ci siamo conosciuti mentre lui stava in carcere, io facevo volontariato lì, e c'è il passaggio raccontato nel libro nella comunità di reinserimento, che è una fase successiva che viene prevista quando uno ha fatto una lunga pena per ritornare piano piano alla normalità, se così si può spiegare. E quindi però è, a differenza di quello che pensano molti che non hanno letto, non è un libro sul mio ex compagno, ma è un libro su di me, su tutto quello che io ho dovuto capire, decidere sull'amore, perché era una storia d'amore forse più difficile di altre, ma ha fatto capire come si ama, o penso io di averlo capito nel libro, anche se il libro si conclude con delle domande, quindi forse sta cosa in divenire. Certo. Ecco, però essendo stata una storia che richiedeva molto, ho capito che dare tutto funzionava. Infatti il titolo che avevo, Il sapore della vittoria, che è un titolo che ho dato quasi all'inizio, è un titolo che ha funzionato, perché noi siamo riusciti a superare tutta questa fase difficile, andare via assieme, quindi Il sapore della vittoria l'abbiamo assaggiato, certo, diciamo. Certo. Questa è la trama. Al volontariato in carcere come è arrivata? Perché strano, vero, come scelta. L'ho fatto anch'io, quindi... Ah, vero? Re Bibbia, sì. A Re Bibbia, invece a Barcaglione d'Ancona, perché io vengo da Recanati, quindi... allora, cercavo un volontariato in un momento che c'erano poche opportunità, sia di lavoro che di formazione, quindi volevo formarmi in un ambito nuovo. Cerca che di ricerca, una sera capita uno spettacolo teatrale fatto da carcerati del Barcaglione. Era uno spettacolo bruttissimo, vabbè, non ma loro che recitava, proprio il regista aveva fatto una cosa, però la verità che loro trasmetteva mi ha colpito tanto e mi sono andata a informare in Ancona per così, un po' incoscientemente, fosse tipo volontariato, ed è stato bello perché dopo ho potuto fare dei corsi con loro all'interno, quindi approfondire un po' più il rapporto, insomma mi ha insegnato diverse cose, immagino come a te, insomma. Sì, 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 no, infatti com'è stato quel contatto con quella realtà? È stato che, come ti spiega chi ti forma, non so se ti è capito anche a te, è una cosa che ci metti tantissimo a capire i meccanismi. Tu vai lì e non capisci. Sembra strano, ma è un mondo molto, sia gli operatori che ci lavorano che i carcerati, molto fatto di tanti strati comunicativi, linguaggi che si sovrappongono, che tu non ne hai proprio la chiave, non hai sì, non ti manca il linguaggio per capire quello che sta succedendo. Quindi sembra tutto tranquillo, ma se non c'è la guida giusta rischi di fare anche degli errori. E quindi ci vuole una formazione lunga. Io ho fatto un anno dentro come volontaria, ci vuole tanto tempo. L'effetto è di un posto veramente triste. Non so come altro a dirlo, è banale però. No, però è la così. Cosa, no. Poi uno, entrandoci, se ne rende davvero conto, uno ha l'idea, c'ha i film, c'ha tutti i libri, però poi quando ci stai a contatto è un'altra cosa. Sì. Prima di questo ci sono stati altri due libri, giusto? Sì, altri due libri pubblicati con editori indipendenti. E i temi?
I sono legati a questo oppure? Sì, sono un continuo perché tanto scrivo di me, è l'unica cosa onesta che posso descrivere, quindi cioè, i romanzi, l'idea del romanzo l'ho abbandonata, crescendo, scrivendo, tentando, e uso le storie degli altri, ecco, ad esempio il carcere, non uso la storia del mio ex compagno, cioè, mi sono data anche delle tratti etici, cioè usare la storia degli altri per fare un bel libro mi sembrava veramente brutto, sai come il reportage di una volta che magari a noi ci hanno insegnato tanto, però usare la persona che sta in mezzo sotto i bombardamenti per fare una bella foto, mi sono fatta queste domande, ecco, e allora ho detto devo la cosa più onesta è parlare di me e mettermi in mondi dove vado esplorando, dove li esploro, quindi quello precedente era sul viaggio negli Stati Uniti che è una cosa banalissima, ma io l'ho fatta alla fine di una relazione di 21 anni dove per la prima volta uscivo dal mio ambito, ho dovuto affrontare una marea di cose da sola perché stavo in Louisiana nella ricostruzione delle Ah, case beh, alluvionate, quindi ho dovuto certo. imparare a lavorare in un cantiere, ho dovuto imparare come si chiamano gli strumenti in inglese, ho dovuto imparare a viaggiare da sola sugli autobus, soprattutto ho imparato che come donna mi arrangiavo bene, quindi è sempre un libro sulla crescita, però in un ambiente diverso, quindi cerco sempre di entrare in ambienti dove in qualche modo c'è da esplorare, c'è da. Perché mi sono detta, ma solo quelli degli 800 potevano esplorare mondi nuovi, noi ci siamo finiti tutti. Allora ho cercato, capito, questo approccio Certo. ingenuo, no? Dove tu, tenendo conto anche dei rischi, cerchi di vedere un po' il mondo con occhi almeno freschi, non dico nuovi. E il primo invece era sul Made in Italy, un po' inutile approfondire, era sul Made in Italy. Il tuo stile quindi è sempre questo gonzo journalism, se ce lo puoi. Io ho paura pure a dirlo perché siccome ho una quasi venerazione per Hunter Thompson, che è quello che l'ha inventato, so di non essere a quell'altezza del giornalismo che era Però. veramente sì, però anche con l'editore cerchi di dare riferimenti, no? Chiaro, Ok, sì. per far venire un'idea. Quindi se uno conosce, vabbè, Hunter Thompson è famoso per il film Quello paura delirio a Las Vegas, che è un film ripreso da un suo libro. Però se uno legge quello che lui ha scritto, è di una freschezza, è di una. Si tratta di uno stile dove si va contro il giornalismo oggettivo, ma anzi ci cioè, si mette molto dei stati d'animo della persona, e secondo me è molto onesto, perché se tu conosci molto di me che racconto, puoi capire se io sono una fonte attendibile o meno. Se io ti racconto il fatto secco, magari sembra che ho detto la cosa più onesta, ma magari io ti ho tolto tante di quelle cose intorno che tu fai fatica a giudicare. Questo era quello che mi aveva colpito. Poi alla fine è uno stile mio, quindi. Non. Solo per dare un riferimento, sì. Esatto. E come sei arrivata alla scrittura? Prima di questi libri c'è stato altro? Prima elementare, no, scherzo, perché tanti ti dicono che scuola hai fatto per scrivere, dice dall'elementare in poi, piano piano, Imparato. inizi. Sì, no, vabbè, fai il solito passaggio che non c'hai coraggio, quindi scrivi cose degli affari tuoi, poi all'amico che leggi fai vedere le prime cose, blog. E poi ho iniziato a scrivere per editori, che era secondo me la prova più importante, perché l'editore ti richiede delle cose che se tu impari a rispettare è un esercizio importante, perché devi rispettare il suo stile, le tematiche, anche Certo. la quantità, e secondo me mi è servito molto. Quindi dopo aver scritto per un web magazine e un magazine americano, da lì prendi coraggio e provi col primo libro. E come è arrivata al magazine americano? E su LinkedIn, l'unica Ah, volta che quel social è ha stato utile. funzionato? Sì, quando mi sono detta voglio scrivere, l'ho detto ad alta voce per la prima volta, mi ricordo che trovai questo editore che italiano ma in America cercava collaboratori. E cercandosi online. Sì, e la tua ispirazione, a parte quella che abbiamo citato per la scrittura degli autori, che Sì. perché. Sì, lontani nel tempo perché ho iniziato a leggere seriamente a 12 anni, poi a un certo punto ho smesso. Non lo so, ho iniziato troppo presto, adesso Poi. leggo pochissimo, non so te. Poi col fatto che leggi per lavoro, devi fare anche a te, leggi per Eh piacere. sì, è vero, il tempo Ritaglia, poi. Ma. ritaglia sempre minore Manca, spazio. Sì, manca. manca anche la voglia È di vero, sì, ogni tanto uno vuole leggere di alzare la testa nuovo. Esatto. dai libri. Però l'ispirazione sono sempre legate, sì, a me piaceva a scuola il verismo e poi Zola e poi scrittori americani.
E poi Il vecchio e il mare è la cosa più perfetta che ci sia, non so quante volte me lo sono letto, non aspirando a tanto, però quell'emozione che deriva dalla realtà, questo mi piaceva, non perdermi i romanzi di fantasia. A parte i libri, tu oggi vivi di scrittura. Come? Ci stiamo riuscendo, piano piano, è stata Sembra faticosa. strano sentirlo, però. Beh, in realtà anche tu, perché alla fine tutto quello che fai, anche se c'è Sì, l'insegnamento in mezzo, è quello diciamo che difficile. dà la base economica, poi la scrittura è, diciamo, collaterale, però sì. Sì, però insomma, tanto insegni, scusami. Storia e filosofia. Ecco, storia e filosofia, quindi comunque sì. No, io quello che faccio, sì, siccome volevo tornare a fare quello che mi piaceva e basta, che era cose da fare sulla scrivania, ho sempre fatto quello, non so te da piccolo, ma io, cioè, non vorrei essere disturbata, dico, devo trovare un modo di tornare a fare quello che mi fa felice. Mi sono dovuta inventare le cose, piano piano, studiando, trovando dei settori che erano congeniali, quindi ho studiato marketing turistico, cioè comunque, piano piano metti assieme una serie di esperienze che sembra confuso quello che fai, ma poi le metti in fila e ho creato dei servizi che adesso, dopo il lockdown, sembra stiano andando. Quindi prima ho fatto esperienze mentre facevo lavori normali e un po' facevo lavori di scrittura per altri. E adesso sto cercando di vivere solo di quello. So, quindi principalmente servizi di scrittura contenuti per aziende, per il web, per i siti, eccetera. Scrittura su commissione lo sto facendo adesso con una persona, stiamo facendo la sua biografia, quindi proprio che vuole scrivere un libro io lo assisto. E poi una cosa che voglio ritrovare, perché l'ho fatta fino a pochi mesi fa, un po' più difficile, perché spesso mancano i fondi, sono percorsi narrativi per persone fragili. Anche lì per le esperienze che ho fatto, si tratta E di come ragionare funziona? sulla trama, quindi non è scrittura creativa. Ragionare sulla trama per capire un po' la trama della nostra vita, a che punto sta. E di solito uso una cosa scritta come gancio, cioè chi mi dice, voglio, io che ne so, scrivere una lettera d'amore. Uno me l'ha chiesto, cioè non so scrivere una Certo. lettera, cioè chi dice, guarda, questa cosa brutta che mi ha portato qui, voglio scriverla così la metto via. Ma è una scusa, ecco, noi troviamo il modo scrivendo di, oppure loro mi raccontano la loro storia e io ne faccio una piccola favola. Però si ragiona e lì faccio magari delle cose temica densati su quello che è la trama, quindi il dove, la persona, il protagonista che sei tu, i tuoi obiettivi, e si ragiona un po' così. E ci vorrebbe sempre dopo il supporto, perché loro lavorano male con i psicologi, con gli Certo, operatori, dopo piano piano ti confronti con con loro. loro. Però tu lavori solo sulle cose scritte e funziona, perché io sinceramente ho trovato gente, mi è capitato anche una persona molto ignorante dal punto di vista della sua formazione culturale, era bassissima. Io ho fatto dei riferimenti a quello che era i miti greci, perché la sua problematica era quella di diventare indipendente, prendersi la responsabilità della propria vita, quindi dei vari miti in cui si uccide il padre o la madre, no? Ma capita al volo, cioè noi facendo riferimento alla letteratura, che sempre ho detto questa sta lezione andrà malissimo, Malissimo, ma e capita al invece volo, sì, e proprio quindi la potenza universale. della storia, sì. Beh, quindi per vivere oggi di scrittura bisogna darsi da farsi venire idee anche quando in settori che sembrano lontani, ma in realtà non lo sono. Sì, te lo devi inventare in base alla tua sensibilità. E al tuo percorso Eh sì, sia di studi che di... Io adesso lavoro nel clinico. settore enogastronomico perché tanto ho fatto la formazione lì, almeno c'hai comunque anche una sensibilità che magari capisce anche il cliente cosa gli serve. E poi il famoso storytelling. Sì, bello, storytelling. In che senso? Storytelling, cioè, No, nel il senso mio. quando quello che mi parlavi nel marketing per le Ah sì. aziende, lì si Sì, tratta sì, di fare quello. sì, 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 no, pensavo che era una cosa aggiuntiva che ti No, avevo no, detto, no, sono no, rimasta così. Sì, no, no. no, esatto, lì fa un piano editoriale da uno storytelling magari su più vetrine, quindi c'è magari il post sui social, c'è la narrazione con articoli sul sito, e però E tu ti occupi anche di tutto questo, nel caso. lì... Sì, nel caso sì, stiamo facendo esempio con una cantina, il piano editoriale, e io mi occuperò adesso di fare gli articoli, ma ci coordini con quello che loro già fanno, quindi sempre averci l'umiltà, insomma, di capire quello che già loro fanno, eh?
per una narrazione che corrisponda al loro modo di parlare, ai loro valori, eccetera, eccetera. Quindi sì, questo sì, è anche bello, è anche bello, anche se scrive sui social è un po' una rottura, devo dire. Sì, facendolo anch'io, esatto, ti come me lo dici? capisco Dove bene, scrivi sì. quel post, quel No, infatti io ho TikTok? cercato di allontanarmene, però poi intanto torno anche per il giornale, lo faccio, però poi... Ti tocca, come Sì, si per altri cerco di no, perché proprio è un po' lontano da me mettermi nel... Poi alla fine a volte è anche divertente, perché mettersi all'interno dei panni di quell'azienda, quel tono di voce, e cercare di farne uscire fuori, farti venire l'idea, perché alla fine è sempre un lavoro creativo. Sì, perché poi devi, magari per poche parole, ma devi comunque trovare ogni volta. Sì, però ecco, è diverso. Ma cosa preferisci, scrivere romanzi o fare quest'altro tipo di attività, sempre letterarie No, io o quello che comunque... farei solo, tranne che scrivere per gli affari miei, le cose che amo io, che la scrittura pura tanto è quella che vorremmo fare tutti, diciamo. Quello che vorrei fare, se potessi scegliere, sono i corsi con le persone fragili, o anche no, perché comunque anche avevo visto, avevamo fatto un tentativo con le persone cosiddette normali, comunque lavorare su una storia può aiutare, però è la cosa che a me mi dà più di tutto, sì. Cioè, perché loro mi imparano, è proprio una cosa egoistica, io imparo un sacco di È cose vero, è vero, interessanti, è sì. vero. Sì. Non è In più così. non c'hanno, cioè, non c'hanno tante maschere, ti vengono lì, ti raccontano la loro storia, si parte subito a un altro strato di pelle, ecco. Hai in programma altri libri? Allora, adesso quello che sto scrivendo, oh, sono uscita dall'inquadratura forse tutto il tempo con la testa, non mi sono resa Io non ho conto, guardato io anche io, però effettivamente. è bello così, la scrittrice senza testa. Allora, guarda, io quello che stavo scrivendo adesso per il mio cliente, questo attuale, mi stava prendendo molto, solo che adesso stiamo andando piano proprio per scriverlo nel suo linguaggio, quindi è più un esercizio che ispirazione pura, è diverso, devo mettermi nella sua pelle, devo seguire quello che vuole fare, quindi lo considero adesso questo il mio libro, però quello proprio mio, devo trovare qualcosa nella vita che valga la pena raccontare, quindi magari ce ne ho altre bozze che ho scritto, ma non le propone l'editore perché vedi che so, cioè le usi per continuare a scrivere, non le Ok, so, valide. Quindi però non vedremo, ancora. E sì, no, vedremo, cioè ci vuole per forza, se no. quindi per te che cos'è la scrittura? Se L'unica dovessi... cosa che mi interessa, credo, cioè nella mia L'unica a cosa me non che... interessa veramente niente, mi rendo conto. È un po' una malattia. Ma è sempre stato così? Forse non me ne Dalla rendevo prima conto elementare? dall'asilo che mi ha imparato a scrivere. No, non lo so, forse non me ne rendevo conto, però guardando indietro forse sì. Sì, nel senso, boh, se ti piace tanto una cosa, il resto so, o le usi, cioè le usi perché ti servono per quel progetto, però non è che non mi appassiona molto a tutto il resto. Se dovessi dare un consiglio a qualcuno che magari è più giovane, che però si sta affacciando a questo settore. Mi viene in mente Bukowski che dice di non farlo, però se devi farlo, fallo, è vero, cioè se non è una malattia lascia perdere, perché poi cioè, vedi che economicamente non c'hai, la gente non se rende conto, ma anche c'è un editore, c'è cioè, la percentuale che prendi sul libro, poi prima che ti fai conoscere, deve essere proprio una cosa che piace a te, che ti fa star bene, solitamente se la fai ti aiuta a guarire, quindi lo fai perché no, ti aiuta a te a capire tante cose. Che forse c'è un deficit comunicativo che la scrittura ti aiuta un po' a, no, a Sì, vero. dipanare, non lo Anche se io rimango solo al giornalismo, so. però è vero, anche per Sì, me. vabbè. Sì, è Ti fa vero. così, no? Cioè ti Sì, aiuta. ma infatti per me anche fare anche questo tipo di interviste è quello l'interesse del poi metterlo giù, rifletterci, oppure in altri casi delle riflessioni che faccio io, che magari se non le avete tenute per me, questo è il modo per Eh tirarle sì, ma fuori. io per quello sono arrivata ai percorsi con le persone fragili, no? Perché mi sono detta, ma lo scrittore cosa apprende rispetto a un altro mestiere?
e fai tutto questo tipo di ragionamenti, anche ragiona sulla parola, ti fa ragionare, ti fa capire tante cose della vita che magari dice può essere utile a tutti, ti dice a un certo punto, magari. Sì, ma infatti per questo io lo vedo anche molto legato a quello che faccio nell'insegnamento, perché anche lì sono perennemente a contatto con loro, con tante esperienze, storie, e spesso quello poi è anche il materiale per le cose che scrivo, o comunque degli input che poi mi danno loro, oppure faccio scrivere proprio loro, direttamente faccio da tramite con questo mezzo che per loro è un po' distante, devo dire, La la scrittura, scrittura. poi quell'età comunica una cosa così difficile, quindi tu te li prendi proprio in un momento, no? Sì, è vero, però Delicato. anche lì ci sono tanti che, tra chi scrive poesie, sì, si lanciano, però sono molto restii ad aprire, a Mostrare. mostrarlo, a mostrarlo, ma io non sono capace, ma io non. Invece. Ma il bravo professore fa quello, tira fuori quello che già c'hai, no? Il maestro, il vero maestro. Speriamo, speriamo. Vabbè, uno fa quello che può, È vero, miracoli, dice, è non vero, è. Va è vero. bene, Sì, penso che ti ho credo che ci detto siano gli tutto, sì, sì. anche perché se no non si riuscirebbe a guardare, insomma, dovremmo. Va bene, io ti No, ringrazio, ma grazie a no, io te, ti ringrazio figurati. veramente per questa disponibilità, come ringrazio Daniele che sta lì sotto perché la libreria è aperta. Aperta come sentite Sì, anche. infatti, della campanella della porta, qui da Prosperi in Ascoli, non so la piazza, ma è di fianco alla, per chi non la conosce, Largo Crivelli Largo dovrebbe Crivelli, esatto, di fianco alla banca Intesa, quindi se vi capita venite perché poi adesso arrivano le feste e comprate i libri. Ecco, facciamo uno spot. essere. Assolutamente. Ciao, alla prossima.